No, questa è la spada tipica medievale. Hanno fatto vedere loro come si impugna una spada, le regole della cavalleria, il sapore della tradizione. Ma non solo, la natura, in tutti i suoi aspetti, come curare e rispettare un animale, come farlo con una pianta. Spesso incuriosisce tutto quanto quello che ha più di una certa età o qualcosa che riconoscono ma capiscono che non è esattamente come credono. Cioè, insomma, fanno lavorare il cervello. 50 volontari raccolti sotto la bandiera delle loro associazioni, col diretti in testa, per una giornata per imparare a Villa Raffaele Contarini ad Arlesega. Non pensano più che il latte venga fuori da un distributore, ma bensì dalla mucca. Hanno così la percezione che le cose reali sono altre. Io ho visto anche, soprattutto in questa giornata, come tra di loro sono molto più attenti al bisogno che un altro bambino ha. Ha bisogno di essere aiutato, ha bisogno di essere tenuto per mano, ha paura di degli asini. Una giornata di conoscenza e solidarietà. In questa ampolla hanno raccolto dei soldini per bambini che sono più sfortunati di loro e a loro modo hanno dato così un aiuto alla città della speranza. Mi è stato regalato un album da portare in reparto, proprio disegnato da tutti i bambini della scuola materna. Cioè ogni bambino ha voluto mettere un disegno da donare ad altri bambini in modo da rallegrarli. Quindi io penso che ognuno a modo proprio può fare qualcosa per aiutare. E come dicevo, i bambini ci stanno dando l'esempio oggi.